Buongiorno, sono Gini Stefanini, Galleria Pace, Milano, Brera. Siamo all'asta 121, vi presento alcune opere, le più interessanti secondo me. Inizio Gianni Dova, senza titolo, del 77, una tempera, la cui valutazione è 3.100-4.600. Emilio Scannavino, questo è un ritorno, pensate, questo è un quadro che è pubblicato sul nostro catalogo della mostra di Scannavino che abbiamo fatto nel 1975. L'abbiamo venduto al nostro cliente, il quale l'ha tenuto in casa fino adesso e adesso ora lo rimette in vendita. Racconto il titolo, è un acrilico su tavola 30x30. Titolo e firma dell'anno a Tergo, è pubblicato sul catalogo generale e neanche sul nostro catalogo, come vi dicevo. 3.200 la valutazione minima. Siamo al quadro della copertina, è uno splendido reticolo di Piero Dorazio, è 22x30, non costa molto. Ha diverse provenienze, anche della Galleria Marble di Roma, l'autentica rilasciata ovviamente dall'archivio Dorazio. Ha una partenza di 30.000 euro. Bernard Aubertin, ve lo voglio presentare perché è un artista in ascesa, non in discesa come tanti altri, ma in ascesa, perché questo quadretto che si passava a 2.000, 1.000, ha una riserva di 7.500 euro. Gianni Dova, bellissimo quadro, grande artista, amico di Crippa, di Fontana, insieme formarono il manifesto del spazialismo e costa come base d'asta 4.300 euro. Su quest'altra parete abbiamo un Lilloni, Umberto Lilloni, un Bosco del 69, 27x35, è un gioiellino, 6-8 la partenza. Michele Cascella, è un Portofino, sì, 40x60, 6.800 euro la base d'asta. Mi sposto, qui abbiamo Franz Borghese, figure, è un olio su tela, 50x40, a 4.000 più diritti d'asta, è libero. Su quest'altra parete abbiamo uno splendido, a parere mio, Maccardi 1984, firmato e numerato, in basso a destra. Poco, molto poco, quando era vivo costava il doppio un quadro così. Parte da 3.500 euro più diritti d'asta. Sotto qua Pio Semerini, stesso discorso. È vaso di fiore del 56, è un'opera datata, 49x39, perciò è abbastanza grande, 3.700 euro. È un prezzo da mercante. Ci spostiamo. Vi presento questo, chiamiamolo déjà vu, Emilio Vedova, del 91, è un collage tecnica mista e pastelli sul cartoncino, ha una storia quest'opera, è stato fatto nella tipografia di Salea, Salea era il nostro tipografo, eccetera. Questo è tutto un collage creato da lui e qui c'è la dedica con la firma. Costa solo 5.000 euro, per essere un vedova veramente regalato, è regalato. Qui abbiamo il nostro Roberto Crippa, Spirali del 70, un acrilico su cartoncino, 49-69, firma in basso a destra, è autenticato, è catalogato naturalmente, 4.500 la base d'asta. Proseguo con questo bel quadro di Corpora, Antonio Corpora, Nuovo Arcobaleno 1970, è un olio naturalmente, 60x73,
8.700 la minima. Per finire abbiamo inserito in quest'asta due pittori figurativi. Questo è un Gussoni, Vittorio Gussoni. Ora vi spiego. 30 anni fa, di più, dovevo ancora cominciare, l'Istituto Nazionale d'Arte di Verona trattava esclusivamente pittori commerciali, con una bellissima cornice, ben preparati, belli, figurativi, tutti, e si vendevano dei quadri bellissimi. Va bene. Però, come si dice nel nostro gergo, si guarda e non si dice, ma il valore più grande è la cornice. Questo signore, Gussoni, faceva parte di quegli autori, però era il più bello e il più caro, perché era un grande pittore, non era un pittoretto. Qui c'è della poesia, della storia, ci sono delle campiture, c'è un ritratto meraviglioso. Ed è sempre costato più degli altri, il doppio e il triplo. Tant'è che si è costruito da solo un mercato. E quindi abbiamo uno che viene fuori oggi, dopo, non so, magari 30 anni che è in una casa privata. 2005 la richiesta, la base d'asta più i diritti. Un Antonio Calderara, figura seduta, un olio su tela 70x60. 12.500 la base d'asta. Ho voluto presentarvi una selezione minima di quello che sarà l'asta e pertanto vi aspettiamo in galleria per vedere le opere. Se volete prenotarle qui in galleria o telefonicamente oppure mandandoci un'email. Vi saluta Jimmy Stefanini, Galleria Pace, Milano, Brera.